Ok, adesso sono riaperto. Bene, dai. Allora, torniamo a noi, torniamo alla condivisione dello schermo. Quindi, siamo arrivati a sto pezzo, ok? Quindi, adesso abbiamo fatto queste cose. Quindi, abbiamo preso e abbiamo fatto il labbro aggiuntivo, che non c'era. Abbiamo chiuso le fessure. L'ho lasciato asciugare 24 ore perché... Il diluente del tappo giallo, per esempio il mio lo diluisco spesso, almeno un paio ogni 2 mesi ne aggiungo una goccia per mantenere la fluidità che mi serve, tende a asciugare un po' più lentamente. Poi, una volta fatto quello, basta qui sopra con una spugnetta abrasiva media o fine, li passate e ottenete l'effetto proprio del labbro. Non so, per vedere l'effetto finale, prendiamo la foto di un modello colorato. Adesso una foto che si veda un po' più. Ok, andiamo a vedere qui, lo vado a ingrandire. Ecco, lo vedete che si è creato questo effetto fusione. Io vedo sempre la foto di prima, eh. Anch'io. Condivisione sospesa, porta alla finestra e condivisa in primo piano. Ecco qua, ci siete? No, no, sempre quello. Eccolo qui. Sì, Adesso sì. se lo vedete, l'effetto finale non è da pezzo incollato, ma sembra un pezzo fuso. Ok? E questo è il primo passo. Il secondo passo è, parliamo sempre di pezzi fusi. Pezzo fuso significa che devo fargli la fusione, perché tasca te ne dà un po', ma non è il massimo della vita. In plastica la fusione diventa molto difficile da fare e oltretutto rischiano sempre di farne di più. A quel punto si usa... Qui avevo iniziato a usare il Mister Surfacer 500, quello che hai presentato te, Gianluca, ma Sì. io lo trovo troppo fine per fare questi lavori. Preferisco usare il Mister Dissolved Putty, è più rozzo. Per fare le fusioni va bene. Quindi cosa fai? Prendi un po' sul pennello, lo fai a zone, non farlo tutto, perché rischi che quando sei sotto qua cominci a asciugare e tu sei fottuto. Ne fai un pezzettino. A quel punto lo lasci tirare un filo e poi io ho preso un pennello da 5 grosso, gli ho tagliato i peli e l'ho fatto praticamente modello cappello e spazzola e non fai altro che picchettarlo. Cosa succede? All'inizio, appena l'hai picchettato, vedrai un effetto che fa schifo. È semplicemente che devi aspettare che lo stucco asciughi e si ritiri. Tu vedrai solamente dopo che si è asciugato, l'effetto sarà molto minore. Se pensi che l'effetto sia ancora troppo, non fai altro che prendere un foglio di carta vetrata 400-600 e gliela passi sopra. E ottieni proprio, sai presente quando vedi le fusioni che ci sono dei solchi, però in realtà è liscio? E devo dire che l'effetto è abbastanza convincente. E quindi questo fondamentalmente abbiamo il nostro bel pezzo chiuso. Qui abbiamo aggiunto dei numeri di fusione che non sono numeri a cazzo, perché ogni pezzo aveva un numero di matricola da libretto, per esempio questo è il pezzo 1231, questo è il pezzo 1232 e il 1231, questo ancora 1232 SER, che è praticamente un pezzo modificato, che in realtà il primo non aveva quel pezzo qua. Qui sono le decal in 3D dell'Archer, non so se l'avete mai visti. C'è senso che ci sono. Allora, sono delle decal, sono praticamente una stampa in 3D che ti fanno i numeri, ti fanno le saldature, ti fanno tutti i rivetti per gli aerei. Quindi, se tu hai bisogno di una fila di 50 rivetti su un aereo o su una locomotiva, ti vai lì, ti tagli il pezzettino come se fosse una decal, lo apri con l'acqua come se fosse una decal, dopodiché, quando è asciutto, il mio modo
altri usano differente. Cosa faccio? Con la tappo verde, questa qua che asciuga di brutto, riuscire a romperlo, andare vicino e mettergli un goccio. La tappo verde dissolve il film che tiene il pezzo, però lo tiene fissato quel tanto che basta che non salti via. Il risultato è questo. Finito, il risultato finito è questo, con su una mano di primer, a quel punto il Gunze 500 è la base, diventa così. Vado a pigliare. Scusa, i numeri li hai costruiti tu o sono già, ho già fatti in modo lineare? No. Cioè, 1233. Hai preso l'1, poi il 2, poi il 3? Uno alla volta. Una volta. Okay. Ci sono già anche dei numeri di serie in fila, però te li puoi fare come cavolo vuoi tu. Io trovo sì, sì. Okay, okay. Facile farmeli da solo, tanto per intendere. Ecco, guarda, questo è il risultato con una mano di primer. Questa mano di primer oltretutto lascia, fa anche da sigillante, e quindi il pezzo rimane lì. E io ho il mio bel pezzo con tutti i numeri di fusione giusti. Lo so, sono matto, ma io vado a vedere anche i numeri di fusione se sono quelli corretti, e a questo punto abbiamo tutto il nostro bel lavoretto. Quindi questi qua erano 10 pezzi messi assieme, sembrano un pezzo unico. La fusione, come potete vedere, per esempio utilizzando il mister dissolvitori, diventa molto comodo anche per coprire lo scafo. Per esempio, se io prendo quel pezzo qua, allora, adesso non sto qua a rompervi le balle con modelli, eccetera, ma in realtà tutti dicono lo Sherman è un carro solo. In realtà ce ne sono più di 70 sottoversioni prodotte da 5 fabbriche diverse, e ogni fabbrica faceva i cazzi suoi. L'esemplare che produce Tasca in realtà è molto più vicino a quello che viene chiamato Pacific Foundry. In realtà lo Sherman che volevo fare io in Italia era fatto dalla Pressed Steel. Erano tutti due M4A1, però nel Tasca ha due grosse sporgenze, poi qua dentro è libero. Io volevo fare quell'altra versione, quindi col Mister Dissolve Putty, piano piano, mettendo goccia a goccia, sono riuscito ad andare a chiudere tutti i fori, passando con un po' di carta vetra, riesci poi a man mano, no? Lisci, metti, due o tre volte, e ho ottenuto la forma che mi interessava, oltretutto aumentando anche la gobba sopra la postazione della mitragliatrice. Vedete proprio, anche le fusioni sono molto irregolari, però questo sistema, questo dissolve tutti, ti lascia proprio quella bella rozzezza che deve esserci. Non so se avete mai visto uno Sherman vero, però io ne ho visto un paio dove ci sono dentro i segni delle mani di quello che ha preparato lo stampo in argilla. Ma proprio c'è proprio le dita dentro nella fusione, perché queste fusioni erano dei pezzi d'argilla che venivano lavorati, c'era uno stampo che andava dentro, poi siccome non è che c'era molto tempo di star lì, con le mani andavano a lisciare e a sistemare le cose, quindi c'erano proprio dei segni ben precisi. Il risultato finale di tutta questa operazione, voilà, è questo, quello che abbiamo visto prima, lo dobbiamo vedere magari più nel dettaglio. Tanto le cose sono grandi. Come vedete, c'è una bella rugosità, però non è una cosa neanche troppo esagerata, e il risultato, vi posso dire, almeno chi l'ha visto dal vivo dice che non è male. Quindi, e qui abbiamo costruito il pezzo da scatola. Non abbiamo fatto nient'altro che migliorare quello che già era come una buona base, perché comunque il Tasca è il top. Adesso andiamo a lavorare un filino più in dettaglio. Vale a dire, cominciamo a metterci sti cazzo di le coperture in metallo, in fotoincisione. Adesso ci sono addirittura quelle stampate in 3D. Hai visto la T-Rex li fa? Esatto, ce li ho a casa. La T-Rex. La pazzesca. Ma comunque sia, in un modo o nell'altro li devi attaccare. Scusate. Ci deve essere qualcuno che ha il sottofondo della musica qualcosa. Se la spegne sarebbe meglio forse. Sì, c'è un rientro in cuffia un po'.
strano. C'è anche Fabietto di sottofondo. Ma io non ce l'ho, sicuro. Io sto mangiando. Fabietto, è Fabietto. Io sto mangiando, sto cenando. Aspetta che me levo. Allora, cominciamo adesso ad attaccare i pezzi. Allora, qui ci sono due tipi di lavori che ho fatto. Il primo è agganciare questo pezzo di fotoincisione alla plastica. Ditemi quante volte avete bestemmiato per attaccare di piatto a 90 gradi un pezzo di fotoincisione sulla plastica liscia. Quante bestemmie avete messo nel calendario? Beh, un paio sicuramente. Perché ha sempre i fori larghi, resta sempre il buco. Ecco, allora, questa è una cosa che non è made in Fabio, ma l'ho imparata da Steve Zaloga. Vale a dire, anche qua, non so se ve l'avete mai usato, il green stuff. Questo non lo conosco. I turinisti per fare i mantelli e le bandiere, perché è uno stucco epossidico a due componenti che ha due cose fondamentali. Uno appiccica su tutto. State attenti perché se vi si attacca la piastrella, col cazzo che lo togliete. È proprio una roba pazzesca. Però il bello è che anche quando è asciutto, è flessibile. È molto flessibile. Cioè lo potete... Io ci faccio le strisce per fare i lacci delle coperte. Voi le fate lunghe, cinghie, sì. Le tagliate a misura, le lasciate asciugare e poi le potete piegare una volta asciutte. È quasi plastica, però è molto più resistente. Cosa succede? Ne fate un pallino piccolo e con uno stuzzicadenti andate a metterlo, fate 1, 2, 3, 4 montagnette piccoline, gli andate a piazzare dentro il pezzo e poi con la lama, e lì dovete continuare a fare una cosa, scusate fa schifo, ma bagnare la punta della lama del cutter e cominciare a fare delle incisioni dentro. Bagnare, fare. Se si asciuga, si appiccica, vi porta via tutto il lavoro. Dovete provare, e ci ho provato un po'. Alla fine ha funzionato. Sì, ma ottenete per stimolare la saldatura poi alla fine. Come? O no? Per stimolare la saldatura. Sì. Non ho capito. Per simulare la saldatura lo fai. O no? Qui hai due vantaggi. Uno simula la saldatura, sì. Due ti incolla la parte al pezzo. Sì, ho capito. Qui ti incolla la parte, quindi queste fotoincisioni non sono attaccate al mezzo con l'acciano, sono attaccate con questo stucco e basta. Con stucco, sì. E basta, non c'è nient'altro. Ah, così quindi, non cola la colla, fa no, un casino metterla con l'acciano. Ah. Questo è... Bene. Se avete un pezzo da incollare dove sapete che c'è una saldatura, basta mettere una striscetta di questo stucco, glielo piazzate dentro, lo lasciate lì un attimo e poi gli fate l'effetto della saldatura con la limetta, con la punta di un cutter e ottenete la saldatura. E il pezzo non si muove più, perché essendo molto flessibile, resiste anche agli urti, molto di più dell'acciano. Io questo pezzo l'ho portato in America in aereo, l'ho riportato a casa, l'ho portato in Olanda, l'ho riportato a casa, non è mai saltato via un pezzo di fotoincisione. E con quello Tamiya bicomponente non funziona allo stesso modo allora? Ni. Questo per esempio è stupido. Diventa duro però. Questo è molto duro il Tamiya. Un altro che uso. Questo è velocissimo, questo ha il vantaggio, sì, che asciuga in 2 ore. È molto, però non è flessibile come il green stuff, non ha la stessa flessibilità. Sì, diventa dura. È la stessa cosa. Giusto per darvi un'idea da dietro, così almeno si vedono forse di più i dettagli. Ecco qua. Se io prendo questo dettaglio qua, vedete? Questo pezzo qua in fotoincisione è incollato al pezzo sotto con questi tre pezzi di stucco. Siccome ve ne farete sicuramente troppo di più, come io vi dico, ho le palline in giro di stucco asciutto perché ne faccio sempre troppo, allora cosa ho pensato? Ho cominciato a pensare, il bello dei mezzi americani erano queste saldature a cordone. Sapete che ci sono diversi tipi di saldature. Queste qua erano quelle saldature che tu fai un giro di saldatura, un secondo giro di saldatura, un secondo giro di saldatura.
no? Shaba, tu che è una saldatura a cordone questa qua, no? Quindi ti fa quell'effetto. Sì, sì, sì. Bozza. Cosa succede? Usi la stessa tecnica. Prendi un po' di questo stucco con uno stuzzicadenti. In questo caso è meglio ungerlo un pochino con la vaselina. Lo mettete alla base del pezzo su cui dovete simulare la saldatura e poi con la punta piatta del cutter iniziate a fare dei taglietti. Man mano che fate questi taglietti, vedrete che i taglietti andranno sempre a essere più regolari uno con l'altro, simulando poi fondamentalmente il cordone di saldatura attorno al pezzo. È in scala, probabilmente è un po' troppo sovrascala, ma a livello ottico, una volta che vedi il pezzo, fa una sua bella figura. Per fare queste saldature, invece, puoi utilizzare sia quello verde, se per caso state facendo un lavoro del genere, utilizzate anche per fare l'altro, o altrimenti anche questo della Tamiya. Questo asciuga in 2 ore, questo è velocissimo, eh? Occhio che una volta che l'avete fatto avete 15 minuti per prepararlo. Ecco, un'altra cosa, quando fate lo stucco bicomponente, normalmente uno cosa fa? Fa le 2 striscette, le mischia e inizia a usarlo, mai. Perché lo stucco in quel momento è troppo appiccicoso e troppo morbido. Dovete lasciarlo riposare almeno 5 minuti. Non so se ve l'hanno mai detto. No. Ma se voi iniziate, prendete lo stucco epossidico, lo lavorate, cioè lo mischiate e lo iniziate a usare subito, vi si attacca dappertutto, non sta sul pezzo. È vero. Smadonnare e fa fanculo, non funziona. No. Allora, provate a lasciarlo riposare 5 minuti, in modo tale che i 2 componenti cominciano a reagire, rimarrà appiccicoso, ma rimane molto più consistente e quindi riuscite a lavorarlo meglio attorno al pezzo. Altra cosa, l'epoxy putty qui basta la saliva. Io uso spesso uno stuzzicadenti, lo bagno con la saliva, mi basta per evitare che si appiccichi allo stuzzicadente. Il green stuff no. Se tu gli metti l'acqua, gli fai solamente il solletico. Se volete lisciare questo, dovete usare la Tamiya tappo giallo. Il diluente Tamiya tappo giallo. Se usate l'acqua, non fa niente. Okay. Quindi ogni prodotto ha queste piccole stupidaggini che però fanno la differenza poi quando devi andare a lavorarci, no? Ecco, un'altra cosa che vi voglio far vedere è, andando sempre nel dettaglio, qui per esempio mi sono messo e gli ho rifatto i tensori dei filtri Vortox. Anche in questo caso cos'erano? Erano queste cosine fatte in rame con la sua bella vitina, la farfallina, che tenevano il sedere del filtro olio, bagno d'olio sopra il chiuso. Allora, qui normalmente il discorso è, ho il mio attacco a cui metto dentro questa specie di braccettino che fisso sotto così. Quando tu vai a costruire, non devi pensare come funziona, devi sapere come funziona, ma devi scomporre nella maniera più pratica. Se io vado a incollare prima questo... Fabio, scusami. Dimmi. Chi è che c'è? Dimmi. Io. Ascolta, l'attappo giallo, il green stuff, se è catalizzato non gli fa più nulla però. Non ho capito, perdonami. L'attappo giallo al green stuff, quando è catalizzato non gli fa più niente. No, non ha, neanche col lanciafiamme lo togli. Ok. Ho provato a bruciarlo, non si brucia. Cioè, si diluisce quando è ancora vivo? Sì, sì. No, no, è proprio duro. Okay. Una volta che è asciutto non... Ok, cosa succede? Grazie. Prego, prego, figurati. Qui, se io vado a mettere prima questo qui, cosa rischio? Se io metto un po' di ciano qua, mi rischio che mi chiude il buco. Quando poi vado a mettere questo, come cazzo faccio a passarlo dentro? Allora, siccome io non devo averlo mobile, ma deve solamente fare la sua figura, la cosa migliore è prima incollo il pezzo con un goccino di ciano qui e un filo di ciano qui, ma proprio poca. Giusto per tenerlo in posizione.
Dopodiché gli metto l'anellino dopo, perché anche se poi mi si chiude con la ciano quando lo appoggio, ma ormai il pezzo è lì e non ho più problemi. Quindi cercare di pensare anche come si può fare all'opposto, non solamente come funziona in realtà. Una volta fatto questo, è bastato poi pulire bene la base qui, un goccino di ciano e mettere le quattro farfalline. Stessa cosa da questa parte. Poi, naturalmente, si fa anche di casino, vale a dire, non li ho fatti su quattro lati, li ho fatti su uno o due, perché si vedono dietro qua, non ci sono. Arriviamo poi al pezzo. Come? Scusa Fabio, tu per mettere gli anellini ci fai fuori o vai solo in appoggio con la mezza luna di rame? No, solo in appoggio. Siccome ho già anche lo spessore di questo, io posso appoggiargliela sopra, non mi fa sforzo meccanico. E in più ho molta più superficie di aggrappaggio della colla. Se invece io mettevo prima solo questo, ho solo i due punti di aggrappaggio. E quindi rischio che o mi chiude il buco dentro, oppure mi aggrappa poco e quando faccio per mettergli il pezzo, quello mi parte via. Se invece io prima metto il pezzo grande e lo saldo, a quel punto, quando vado a mettergli l'anello, io gli posso mettere la colla qui, vicino al pezzo, e quindi l'aggrappaggio della colla è di più che solo i due punti di appoggio normali. Ok. E poi andiamo invece a farci un pezzettino. Qui comunque, come vedete, i pezzi sono molto... Io non sono un grande amante delle fotoincisioni, al contrario di Massimo. Questa è una cosina che ho iniziato a utilizzare. Questi sono nei modelli americani, cioè tutti i carri americani della Seconda Guerra Mondiale ce l'hanno nei modelli nuovi. In inglese questi si chiamano Footman Loops, che sono due coglioni da fare, ma soprattutto se tu li fai fotoincisione si vede che non sono loro, perché questi pezzi sono fatti, sono dei tondini di ferro con due punti di saldatura ad arco che fanno questa specie di piattello. Allora, io cosa ho fatto? Ho cominciato a vedere, Steve Zaloga aveva iniziato a lanciare l'idea di mettere due tondini fatti col pancendai. Ecco, il pancendai non l'ho fatto vedere, però è uno degli strumenti base. Se potete acquistarvene uno, fatelo. Li ho cambiati ora con quelli della Tools, ma quelli che avevo erano della Reheat Model. Considero, vi dico solo, la Reheat era un'azienda inglese, una cottage industry inglese che ha chiuso agli inizi del 2000. Quindi erano dei punch and die che avevano 30 anni. Quindi costano inizialmente, però ti durano poi, cioè, più di noi fondamentalmente. E lui diceva, prendo un pezzo di mini strip e glielo incollo. Sì, era bello, però sembravano ancora troppo finti, perché in realtà questi sono dei pezzi tondi. Allora, mi sono fatto la mia sega mentale, come tutti noi, e mi sono fatto un processo che alla fine è consistente, si può ripetere tutte le volte che si vuole. Bisogna avere la moglie condiscendente, però questo non è un problema. Vale a dire. Allora, prendiamo qui. Io devo fare il Footman Loop. Lo spazio che passa in mezzo ai due punti in cui si va a agganciare è di 0,75 mm, 1 mm. Mettiamo 1 mm. Ok. Quindi io so che tutto l'arco deve essere di 1 mm. Allora, cosa faccio? Prendo un mini strip da 1 mm per 1 mm. Con un po' di colla incollo un mini rod e lo fa la Plastract. Steel Model li vende tranquillamente, sono mini strip da 0,25 mm, 0,30 come dicono loro, ma puoi usare benissimo anche dello sprutirato, nulla ti vede, quello è più facile perché è tutto uguale. Ne incolli un pezzettino a un lato della mini strip, poi quando la colla è asciutta non fai altro che far sì che questo mini strip vada a girare tutto attorno al pezzo da mini strip di uno per uno. Ok? Quindi lo fate girare, dipende quanti giri fate in funzione di quante ne volete ottenere.
quindi non è che ci sia un numero prefissato. Io normalmente faccio dei pezzettini da mezzo centimetro perché è più facile da maneggiare, perché se ne fate troppo rischia che diventa lento e partite piccolo e arrivate grosso. Fabietto, scusa, ma quindi usi il quadrello come dima praticamente? In questo caso un quadrello. Ah, ma perché non c'è sta un tondo da un millimetro? Ma perché non c'è il tondo? In realtà il footman non è tondo, il footman è quadrato e poi fa così. Ah, ok, grazie. Se fosse stato tondo avrei usato il tondo, però in questo caso lo devo fare proprio, gli voglio dare apposta la forma quadrata. Ok. Quindi cosa succede? Quando avete fatto, qui per esempio ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, una quindicina di giri attorno, con una pinzetta di quelle attive la tenete ferma, prendete un bel pentolino, questa è la cucina di casa mia, fate bollire l'acqua, la lasciate bollire, quando avete fatto bollire l'acqua prendete con la vostra pinzetta e immergete questo pezzo dentro nell'acqua e contate fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fuori, ritorno dentro, ancora 5, fuori, basta. Finito lì. Quello che ottenete, vedrete che una volta che lo tirate fuori, la plastica rimane perfettamente arrotolata al pezzo. Cosa succede? Io ho già ottenuto quindi tutta una serie di angoli a 90 gradi, però non dritti acuti, ma arrotondati come sarebbe quando io prendo un pezzo di metallo e lo piego. A questo punto non devo fare altro che tagliare su un lato, basta un solo taglio e automaticamente i pezzi mi vengono fuori. Per esempio, questo è un 1,5x1,5 che uso per fare le maniglie degli sportelli. Questo è invece un 1x1, questi qua piccolini. A questo punto io ho già ottenuto, se tu vai a vedere, io ho 2 footman per ogni giro che ho fatto. A quel punto non faccio altro che prendere, in questo caso il footman è molto basso, con la lama non fai altro che andare a tagliare più o meno vicino, questo non è una scienza perfetta, quindi dovete andare a occhio, più o meno vicino a dove il mini strip comincia a curvare facendo l'angolo, ottenete tutti questi pezzettini, vedete che sono tutti pezzettini come se fossero metallo piegato? Sì. Fatto quello, il lavoro è molto semplice. Punch and die. Mi faccio i miei... Allora, questo qua, il filo è da 0,3, quindi io posso benissimo usare un punch and die da 0,4, quindi un filino più largo, e con lo stesso... spessore, questo è lo stesso spessore su cui ho avvolto il pezzo, faccio la spaziatura fra due filini di mini strip, vedete? A quel punto il gioco è molto semplice, con della colla tappo verde normale non faccio altro che riempire questo di colla qua e qua e gli poso sopra il suo bel pezzettino, così. Finito. Io lì ci faccio passare dentro la cinghia in fotoincisione. Bel metodo. E allora, considera che con la piegatura a caldo del mini strip, tu puoi fare di tutto. Puoi fare dei pezzi... io ci faccio persino... Le protezioni dei fari. Quello che l'unica cosa che devi fare, devi metterti in testa e costruirti la dima, no? Se hai la forma della protezione del faro a U, ti devi costruire semplicemente la dima in plastica, che avere la forma interna, e poi non fare altro che fargli aderire bene il mini strip attorno.
Una volta che, che aderisce bene alla dima, non fai altro che, ripeto, 1, 2, 3, 4, 5 fuori, 1, 2, 3, 4, 5 fuori, e tu hai tutti i pezzi che rimangono esattamente in forma per tutto il resto della tua vita. Funziona anche con il colore. Con la colla normale. Non hai più bisogno di cianoacrilato, non hai più bisogno di niente. Usi semplicemente la tappo verde. In questo caso non usate quella più veloce, perché evaporando rapidamente spacca il pezzo in metà. Come dicevo, dovete usare la tappo verde, quella normale, tradizionale. Però già questo mi ha permesso in questo modello di fare tutti i supporti degli attrezzi. Perché io vado a prendere adesso qua, ecco qua, qui si vede bene. Chi la porta, Paola? Chi la porta? Sì. Qui sono tutti i supporti degli attrezzi, sono tutti fatti con questo sistema. No, chi la porta? Io qua riesco a farci passare dentro anche la cinghietta, se voglio. In questo non avevano, le foto dell'epoca non mi fanno vedere attrezzi appiccicati, quindi non glielo ho messi, però ancora meglio, ho un footman loop che è tondo, come dovrebbe essere, è abbastanza in scala e soprattutto fa la sua porca figura. Ed è facile da fare, perché credetemi, non è che ci voglia, ci bisogna provare, provare e provare. Non è che noi siamo nell'epoca in cui vedi un tutorial, lo fai e devi pensare che venga immediatamente. Bisogna magari provarci due volte, capire magari l'ho lasciato troppo nell'acqua o non l'ho tirato bene. Però se dedicate quel tanto di tempo, poi i risultati vengono più veloci e alla fine poi lo potete applicare a tante altre cose, non è necessariamente solo questo tipo di attività. Quindi adesso siamo arrivati al pezzo più bello, quindi abbiamo fatto la nostro scafo, come vedete questo qua. Fabio, scusa, mi ripeti un attimo la misura del quadrato su cui avvolgere le spire? Per fare i footman americani? Allora, questo qua hai due possibilità, dipende, o lo 0,75x0,75 o 1x1. Ok. Uno dei due. Io utilizzo, dipende, se penso di utilizzare il mini strip come cinturina, allora uso l'1x1. Se invece utilizzo le cinghette in fotoincisione della Haber, allora a quel punto posso arrivare a 0,75, perché la cinghetta della Haber è un attimino più stretta. E ti lascia la possibilità che di... sarebbe più corretta come misura in scala lo 0,75. Sì, quello 0,25, credimi, una volta che il carro è finito non è che lo noti quel granché, però effettivamente lo 0,75 sarebbe molto più in scala. Ok, per gli share. Ah. Boh, allora siamo arrivati, abbiamo fatto il nostro scafo, abbiamo fatto la nostra fusione, abbiamo attaccato le nostre fotoincisioni, abbiamo fatto le saldature che dovevamo fare. Quindi il modello in se stesso, siamo arrivati al punto di cominciare a fare dei dettagli relativi. Per esempio, dobbiamo fare la foto del modello che io volevo fare. Tra l'altro è un modello vero. Questo è, tra l'altro, ho incontrato il figlio del capocarro di questo di Bad Source. Il sergente John Holt. Ho incontrato il figlio del capocarro, quindi... questo qua ho preso il mio bel stucco Tamiya Epoxy rapido, ne ho fatto un pezzettino, ho iniziato a metterne qui, in questa zona, facendo questo breve e poi questo l'ho lasciato per ultimo, questo è stato aggiunto per ultimo, prima ho fatto questa parte e poi con uno stuzzicadenti, anzi in realtà due, uno a punta e l'altro invece leggermente stondato, sempre bagnato con la saliva, facciamo schifo noi modellisti, non fai altro che cercare di fare un po' di piegacce, giusto per dargli l'esempio. Ma non è che ci sia molto di più di questo. Qui veniva chiuso, poi una volta finito qua, ho aggiunto un pezzettino in punta, le ho fatto la forma tonda, poi l'ho lasciato un quarto d'ora che asciugasse. Una volta che ha cominciato a prendere, a quel punto gli puoi fare con... Questo qua è stato fatto con la lama del cutter,
gli hai fatto la cucitura interna e poi gli hai fatto una specie di blog dove c'era il tappo, ma anche qua proprio fatto in maniera molto molto rapida, e il giorno dopo era già così, quindi nel giro di qualche ora già asciuga e quindi riesci anche a vedere poi il risultato. Fatto quello, siamo passati ai dettagli più minuti, ma in realtà non sono molto da dettaglio super. Questi sono per esempio i portelli, giusto per dare un'idea. Vedete qua la maniglia sotto? La maniglia sotto è quella plastica piegata più grande che abbiamo visto prima. Quindi il vantaggio, io ho la mia bella maniglia e lì ne puoi ottenere quante ne vuoi, tutte uguali, e le attacchi su un pezzo di plastica con la colla normale. Quindi ti salta via, ne prendi un'altra, gliela riattacchi con la colla normale, non devi stare lì a pulire la ciano, eccetera. A cui poi ho aggiunto questo pezzo che è un pezzo Haber della fotoincisione degli Sherman. Gli ho solamente aggiunto un pezzo di mini strip dove c'era la protezione del visore per la fronte del carrista, e poi un'altra cosa che molti non fanno. La base dei periscopi era flottante, perché tu potevi orientare il periscopio verso l'alto o verso di te, quindi vedere più vicino al carro o più lontano dal carro. La base quindi in realtà è tonda. Se voi andate a vedere, non so se avete mai visto il manuale sulla manutenzione di questi pezzi, la base qua in realtà è fatta dritta e poi fa un fungo, perché appunto doveva, come in inglese, tilting all'interno della sua sede. Anche qua, molto semplicemente, qui penso che sia è un semicerchio, anche qua plastract, in plastica, di 1,5 mm, incollato di brutto proprio sul pezzo originale, a cui poi ho incollato il supporto del visore. Finito. Questi sono pezzi che ti dà la tasca di fotoincisione, il suo bel chiusura con l'aggancio, però basta poco rispetto se tu avessi preso il coso normale, il pezzo normale, sarebbe stato bello, però per esempio i visori non venivano tolti spesso. Normalmente noi ci fanno sempre vedere sempre i visori inseriti. In realtà il visore era molto delicato, specialmente in quel periodo. Quindi venivano tolti spesso. Fabio da carrista lo sa che appena il mezzo si fermava, la prima cosa che facevi, togli il visore e lo metti via. Mai lasciare il visore sul pezzo. Quindi se tu fai un carro fermo in sosta, a meno che non sia in prontezza operativa, i visori non ci devono stare. Non ci devono stare. Come anche quando vedi pezzi d'artiglieria, io sono un artigliere, quindi mi incazzo da morte quando li vedo, vedi i pezzi d'artiglieria al traino con i cannocchiali panoramici fissati a pezzi. Era una settimana di consegna. Stia punito una settimana. Il pezzo, il cannocchiale panoramico è la prima cosa che viene tirata via dal cannone, e l'ultima cosa che viene montata sul cannone. Quindi, giusto per fare un pochino anche lo schizofrenico. Adesso andiamo invece su quel cosino un pochino più serio. Cominciamo a vedere la torretta. Mosca, ti ricorda qualcosa sta storia del cannocchiale montato sul pezzo? era la cosa, era... Buonanima, esatto. Però ragazzi, vabbè, andiamo avanti. Allora, cominciamo invece sul pezzo. Abbiamo cominciato a fare un filino più di lavoro, cioè la torretta, semplicemente perché era quella che c'avevo per le mani, che avevo un pezzo tasca ma non avevo più la torretta, ho preso una torretta Dragon, un Dragon Air. Tanto è la stessa cosa, non si vede quasi nulla, è bella, che comunque è un bel pezzo, e come vedete fondamentalmente è costruita da scatola. Abbiamo iniziato a questo punto a costruire quelli che sono i supporti di questo sistema di lanciarazzi, che era una ciofeca di proporzioni in mano. Disclaimer: se uno vuole cominciare a costruire questo tipo di cosa, allora costruire questi pezzi, e Fabio, che anche lui ha fatto costruzione, può definirlo, non è complicato la costruzione per sé, ma bisogna arrivare a capire
scomporre nella testa i pezzi nella maniera più semplice possibile e soprattutto avere documentazione. Perché se non capisci come cazzo funziona, non riuscirai a farlo corretto. Non ci sono cazzi. Devi capire come funziona. Quindi, in questo caso, sono stato fortunato perché il figlio di questo signore mi ha fatto avere il manuale del lanciarazzi. E quindi io, voi vedrete, mi sono andato a leggere come cazzo funzionava, ma soprattutto, siccome era una modifica campale, qui ti spiega come l'officina da campo doveva montare i pezzi sul carro. Quindi io non ho fatto altro che riprodurre a 35 volte più piccolo esattamente gli pezzi e i sistemi che loro dicevano da fare. Quindi qui vediamo che ho uno degli alberi di sostegno, questo è il braccio di alzo, questi sono tutti i sistemi interni che naturalmente abbiamo lasciato alla batteria perché manco il caspita che volevo farmi quello. Ti fa vedere i tipi di proiettile che utilizzava, come venivano agganciati. Per esempio, una stupidaggine, dovevi andare con la mola a molare via un pezzo di torretta, perché altrimenti quando questo andava in alzo toccava sul fondo della torretta. Su questo periscopio veniva tolto e venivano a farsi passare i fili di comando dell'accensione dei razzi e di sganciamento. Perché una cosa semplice di questo coso qua, allora vi dico solo questo, io ho letto il diario di questo comandante, è stato definito, cioè i valutatori che hanno valutato quest'arma l'hanno definita più pericolosa per l'equipaggio del carro che per i nemici. Perché aveva un range di 150 metri, quindi dovevano andare col carro a 150 metri dall'obiettivo per lanciare questi razzi. Era bassissimo, quindi tu la botola di torretta non la aprivi, quindi avevi solo la botola di accesso sotto il carro e i due del guidatore e del radio. Che erano piccoli anche nello Sherman. Erano anche piccoli. Quindi in realtà trasformavano il pezzo in una trappola. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto quello che loro, gli americani sono facili a fare queste cose, l'hanno trasformato in quello che loro definivano jettisonable, vale a dire all'interno con quella di quelle manopole che tu hai visto qua, potevi sganciare tutto il sistema, praticamente c'era un sistema elettrico di peso elettrici che sganciava il pezzo, questo qui ribaltava indietro, questo qua che era una guida rotolava su questi pezzi e veniva buttato fuori, in modo tale che venisse sganciato tutto e non potesse uscire dalla torretta. Potete immaginare che figata per quelli che ci devono stare sopra. Infatti non l'hanno mai usato. In realtà questo era stato fatto per lo sbarco in Normandia, per agire contro le fortificazioni, perché comunque lanciava un petardo così, e non è un segno di minaccia, navale, che praticamente, cioè se beccava la postazione non è che ce ne stesse molto. Il problema è che doveva andarci troppo vicino e poi alla fine venivano colpiti. Quindi cosa succede? I mezzi che erano stati preparati per lo sbarco in Normandia sono stati tutti tolti, sono stati impacchettati e messi da parte e sono stati mandati in Italia, visto che in Italia, nonostante tutto, veniva considerato un fronte minore. Hanno detto proviamoli lì a vedere come cazzo funzionano. Li hanno usati tre volte, alla fine hanno detto è una ciofecata. Li hanno tolti, li hanno messo al posto di tutti sti razzi, il cazzo, gli hanno messo 24 tubi lanciarazzi che montavano sui 47 Thunderbolt, che avevano una gittata di circa un chilometro. E quello effettivamente era meglio. Da lì è poi nato il Calliope. Quindi questo è il papà del Calliope. Esatto. Il nonno, sì. Come vedete qua, si vede bene, questo qua è flottante, questo è tenuto fermo da questa serie di biellette. Quando vengono tolte, questo si apre, questo va indietro e fa tutto a caduta. Quindi
uno dice, ma perché cazzo ti fai sta roba? Perché altrimenti non riesci a capire come fare i pezzi. Ora, la torretta, ve la faccio vedere completata nella sua intierezza, ecco qua. Questa è stata fatta utilizzando fondamentalmente il manuale che ti spiega come saldare questi pezzi qua. Allora, per esempio, nel kit veniva, c'era questo braccio qua, questa rotellina qua, il braccio di sostegno, i cavi di collegamento elettrici, eccetera, e basta. Queste lamiere, questi attacchi, queste lamierine qua, erano tutte semplicemente pezzi di recupero sul campo. Ti davano le dimensioni, quindi in funzione di quello non ho fatto altro che portarli in centimetri e poi scalarli in 35 per avere il mio, la misura giusta. E poi non ho fatto altro che tagliare dei semplici pezzi di plastica, quindi proprio pezzettini di plastica sagomati, attaccati con la colla, e poi gli ho fatto le sue belle saldature. L'avete mai fatte le saldature così? Con cosa hai fatto, Fabio? Con la sprua? Con cosa hai fatto questi qua? Questo è un filo di mini strip della Plastract. Questo è esattamente la stessa cosa. Tu incolli... Di solito faccio con la sprua e stirate. Più o meno la stessa cosa. Io anche uso lo sprue stirato. Io lo faccio ancora lì. Il problema dello sprue stirato è che siccome lo tiri così, hai un pezzo che è più spesso, un pezzo che è meno spesso. Sì. Sì, esatto. Tu hai delle saldature un po' più lunghe, ti ritieni un po' più lungo da una parte, un po' più stretto dall'altra. Utilizzando il mini strip 30 è uguale dappertutto. Quindi non fai altro che incollarlo con la tappa verde, lo lasci asciugare, poi lo rinumidisci con la tappa verde un'altra volta, e poi con una bella punta di cutter comincia a fare dentro tante julienne. Quando sei arrivato in fondo, prendi la tappa verde, ribagni tutto in modo tale che ammorbidisca tutti i semi dei tagli, e poi aggiusti a piacere. Però fondamentalmente già facendo quel tipo di azione ottieni tutte queste saldature. Sono precisissime? No, però fanno la loro porca figura una volta il pezzo è finito. Anche in questo caso massima resa, minima spesa, cioè una bustina di 0,30 della Plastract ti dura un annetto, due annetti, e ottieni tante di quelle belle casattine di cose. E qui iniziamo invece a diventare un pochino più nel dettaglio, vale a dire costruire questo pezzo. Allora, io dal manuale d'uso e manutenzione so che da qui a qui è una dimensione. Quindi devo capire quanto è lungo questo e quanto è lungo questo, ma soprattutto come ottenere un pezzo così, perché il mini strip è tutto dritto. Allora, innanzitutto c'è da capire le varie dimensioni. E a quel punto hai due possibilità. O hai effettivamente quanto è lungo questo, quanto è largo questo o quanto è largo questo, oppure lavori per proporzioni. Se tu hai una foto, e ci sono delle foto in cui vedi il pezzo, diciamo, bello dritto, e sai che tutto questo è 1,5 metri, e sai che questo pezzo qua arriva all'altezza del basto posteriore, tu sai che questo pezzo qua in un altro modo è 80 centimetri, tu sai che questa parte qua in su è di 70. Quindi cominci a crearti delle proporzioni tali, a meno che non hai disegni, però qui non ci sta. Quindi devi andare a lavorare in questo modo. Poi cominci a dire, ok, adesso che so che questo pezzo qua deve essere di 12 mm, questo pezzo qua deve essere di 7 mm, questo pezzo qua deve essere di 18 mm, devo cominciare a capire come farlo in quel modo. Allora, come ho fatto io è in questo modo. Innanzitutto, qui sotto vedete che fa un gradino, forse qua non si vede bene, andiamo a prendere questo che forse si vede meglio, sì. Qua. Vedete che fa questo gradino qua così molto netto? Allora, per quanto tu sei bravo con la lima, tu un gradino così netto, uguale su due parti, non ce la farai mai a farlo. Allora, cosa fai? Innanzitutto cominci a scomporre l'idea, vale a dire, qui tagli via dritto, quindi il tuo pezzo di mini strip, questo è un pezzo di mini strip, questo è 1,5 per 3,2,
proprio preso dalla busta così, tagliato a misura da qui a qui, e questo ho preso un 1,5, e questo è il bello del mini strip, che tu hai tutte le dimensioni uguali, quindi li puoi mettere assieme sapendo che poi vanno a finire sulla stessa misura, solamente che invece di essere di 3,2, questo è di 2,5. Quindi se io prendo un pezzo da 2,5, lo stondo, gli faccio l'incavo dentro dove si appoggia sul supporto, lo taglio a misura e lo rincollo, ottengo il mio bel pezzo tondo qua e la mia bella sagomatura bella dritta qua. È un pochino laboriosa, sì, però almeno ho ottenuto il pezzo senza fare neanche tanta fatica, perché alla fine di limatura qui ho dovuto tirare dritto questo pezzo qui, ho dovuto togliere tondo questo, metterlo in squadra, però una volta incollato l'hai sistemato e ho ottenuto il mio pezzo. Quindi in realtà è molto più semplice. A quel punto devo andare a fare sta cazzo di cosa qua. Allora, questo pezzo qui è sempre da 1,5 x 3,2. So che lo spazio che ci deve essere qui è di 2 mm. I casi sono due. È inutile che io prenda un pezzo fatto così, poi un pezzo fatto così e un pezzo fatto così. Io ho preso il mio bel pezzo così, ho preso il mio bel pezzo intero che arriva fino a qui, e qui in mezzo non ho fatto altro che prendere un pezzo da 3,2 x 1 che fa lo spessore. Tu glielo piazzi di piatto attaccato questo glielo piazzi di piatto e hai ottenuto la tua bella S senza fare fatica. Ok? Questa è la base, perché se tu imposti bene il pezzo, poi il resto viene quasi da solo. Per esempio, qui io sono stato anche abbastanza facilitato, perché per nascondere eventuali non perfette cose particolarmente dritte, ho dovuto mettergli due pezzi di mini strip per simulare la parte dentro che era scavata, no? Quindi alla fine ho ottenuto un pezzo che, tu lo vedi così, sembra un pezzo intero, in realtà non è un pezzo intero, è 1, 2, 3, 4, 5, 6 pezzi. Quindi, Fabio Mosca, lo so che ogni tanto parliamo di autocostruzione, la prima cosa che è, se vuoi costruire un pezzo complesso, lo devi rendere semplice. Rendere semplice un pezzo complesso è riuscire mentalmente a scomporre quel pezzo complesso in tante parti semplici. Se tu riesci mentalmente a scomporre in parti semplici, quando poi lo metti assieme ottieni la forma complessa. È lì una questione di abitudine e di esercizio, non è che domani si fa così, però alla fine, una volta che tu hai la forma netta, a quel punto devi solo lavorarti questi qua. E questo è tutto mini strip. I mini strip, ti dico, Viceconti, che tiene l'Evergreen e li ha tutti, ma veramente tutti, ti posso dire, io ne compro a quintali di mini strip, che faccio soprattutto autocostruzione, però se vi prendete le misure base e partite da 0,25, prendete dal più stretto al 2, lo 0,4 dal più stretto al 2,5-3, lo 0,5 uguale allo 0,4, lo 0,75, l'1, l'1,5, il 2, 2,5, 3,2, 4, 4,8, 5,6, che sono le dimensioni base, avete già i pezzi pronti per fare sto lavoro. E senza grande fatica. Cioè, suona strano, per favore, mandatemi a fanculo se non ci credete, ma non è complicato il mettere assieme i pezzi. Se avete già in testa che la scomposizione serve di parti semplici. Per esempio, qui è il pezzo, il perno, quello che in realtà questo cosa fa? Quando questo tira, questo si sgancia, si apre indietro e questo qua si ribalta indietro. Ora, uno, sapendo come funziona, ho idea di come poterlo costruire. Due, a questo punto io prendo un mini strip, 1, 2 e 3. Lo incollo prima quello sotto, poi quello sopra e poi quello di lato.
lo pareggio tutto con la limetta e ho ottenuto già la U che sta sopra. Quando poi gli metto la vite finta, io ho già il mio pezzo che nella testa e da chi lo guarda sembra un pezzo che può bascolare. A quel punto non devo fare altro che mettergli un mini strip tondo della giusta misura, incollato, e ho già ottenuto il braccetto che potrebbe bascolare. Bascola? No. Però, siccome sai come funziona, l'hai potuto costruire in modo tale che sembra che lo faccia. Deve farlo, no? Stessa cosa per questi qua sono semplici pezzi di mini strip lavorati a misura, e anche in questo caso non state a diventare scemi, cioè se vedete qua ci sono tutti gli angoli tondi. Allora l'angolo tondo, a meno che non vi chiamate Giotto, quando andate a prendere un mini strip e con la limetta, tanto per dirvi, io non uso lime figate, io vado in un negozio cinese e compro le lime per le unghie, quelle per farsi le unghie. Queste sono la base di lavoro. Cosa succede? Per quanto voi cerchiate di farle precise, non riuscirete mai a farle precise. Cosa succede? Se io prendo un pezzo e lo limo, si vede che è limato. Se io prendo la colla a tappo verde, quella più scura, e lo bagno con la colla me lo scioglie e mi fa la curva migliore. Lo addolcisce. Esatto. Cioè, l'autocostruzione è in buona parte simulazione, è in buona parte ingannare l'occhio, perché serve a quello, e soprattutto l'unica cosa che bisogna essere, diciamo, il più precisi possibile è negli incollaggi. Cioè, se io questo è un pezzo a U, in realtà sono, questo pezzo qui è un pezzo di mini strip da 0,25 per 1,5, per 1,5, per 1,5, incollati così, e poi sagomati bene in modo tale da sembrare una putrella a U di metallo. Non è una putrella U di metallo, però siccome qua sono riuscito a pulire bene, non far vedere la giunzione, lì lo puoi fare con un po' di carta vetra e poi una bella spennellata di tappo verde che addolcisce, ottenete l'effetto senza grossi patemi. A questo punto qui abbiamo praticamente come fare l'autoretta. Qui ci sono anche dei pezzi torniti. Avevo voglia di provare a farmeli torniti, in realtà potevo farmeli in plastica, quindi non sto qua a parlare adesso di tornitura, però in realtà questi pezzi potevano essere, per esempio, in questo caso questo è un pezzo tornito in metallo, in realtà potevo usare un pezzo di mini strip tondo, un punch and die più largo e un altro pezzo di mini strip tondo. Avrei ottenuto lo stesso livello di dettaglio utilizzando solo la plastica. Questi invece torniti suonano meglio, in plastica potevano essere un po' meno dettagliati, non si vede un cazzo una volta che ci hai messo sul coso, però è così, non è che ci sono più. Però, come vedete, sono veramente quattro pezzi di plastica incollati con il trompe d'oeil, come dicono i francesi, cioè il trucco per l'occhio, e alla fine il risultato che dai è di un pezzo tutto sommato armonioso. Cioè, uno vede così, dice, minchia, che c'è lavoro? Qui ci ho lavorato un paio di sere. Non è che ci sia tanto di lavoro. È tutto proprio questione di prendere il pezzo, scomporlo nelle parti più semplici, costruire le parti più semplici e rimetterlo assieme. Vedete che se invece di affrontare un pezzo autocostruito intero, lo scomponete e poi lo mettete assieme, diventa molto più semplice. Magari sto dicendo delle ovvietà, però io sto cercando di dire cosa faccio io, e poi ripeto, ognuno poi la può gestire come vuole lui. E poi invece arriviamo, adesso nel dettaglio un pochino più alto, al lanciarazzi. Il lanciarazzi è stato invece un bel bruciaculo. È stato un bel bruciaculo perché non c'erano le misure. Quindi, per questo coso mi sono dovuto basare su quella che è la distanza fra questi due assi, per prima cosa, quindi tirarmi fuori quanto era largo, in base a quello capire la proporzione dell'altezza,
Io so che in ognuno di questi fori ci deve andare un razzo che ha un diametro di 37 centimetri, quindi una roba del genere, quindi so che in scala questo ha una certa misura, e ce ne devono stare 10, 5 più 5 qui, 10, 5 più 5 più, e ci deve essere uno spazio fra questa serie e quest'altra. Quindi ho dei dati, è come andare a scuola quando ti fanno i problemi, Giulia va a scuola e compra una mela, ne mangia metà, cosa ne rimane? Ecco, è la stessa cosa. Quando hai fatto le misure base, hai iniziato a costruire innanzitutto il cassone esterno, che qui sono proprio mini strip da 0,4 tagliato a quadrato, ma senza neanche grossi problemi. Poi c'è stata da costruire tutta la griglia qua dentro. E lì non è che sia stato... ci ho dovuto pensare, perché... Scusa un attimo, Fabio, scusa un secondo. Cosa usi per tagliare 0,4 la striscia rettangolare perfetta, che sia in squadra, che sia giusta? Non me lo sono portato su, ma uso fondamentalmente, vai su Amazon e ti compri una squadra in acciaio a 90 gradi, quelle sottili, e un righellino da 20 centimetri sempre in acciaio. Basta. Perché tu con la squadra in acciaio, io poi mi sono comprato, hai presente, se qualcuno fa il tornitore, so di, sai che, o lavora sui lapidelli, sa di cosa sto parlando, le squadre a 90 gradi, quelle con la parte spessa. Sì. Sì. Io ho due regoli di quelli, uno da 7 cm per 10 e uno da 10 per 14. Bravo. Bravo. Tu cosa succede? Questo qui lo metti di piatto sul pezzo di foglio, del foglio di carta che è tagliato a 90 gradi, lo metti e fa la base. A quel punto tu prendi la squadra, gliela appoggi contro, gliela fai girare così e ottieni tutta i tagli a 90 gradi. Nicola, mi sono spiegato? Sì, se io appoggio quel rigolo lì al foglio di 90 gradi e la squadretta uso la parte a piatta e faccio scivolare sul foglio di carta, i tagli, cosa succede? Devo arrivo, mi fermo, faccio pressione e taglio. Vado su, faccio pressione e taglio. Poi giro il foglio, stessa cosa. Cazzo, a me vengono sempre storti, perché pur tenendo fermo, la muovi quel pelo, ti manda a puttane tutto quanto. Sì, magari in mezzo... Siamo in due. Scappa lì e lì, Però, più il pezzo è grosso, meno le robe... Se tu lo fai sui pezzi più piccoli deve essere molto più preciso. E lì, per esempio, per i pezzi più piccoli, diciamo quelli da 5 mm, 4 mm, in quel caso mi prendo il mini strip 0,4 per 5,6, che è già misurato, e devo solo fargli un taglio 90 con la taglierina. Lì, in quel caso, è la cosa migliore. Taglierina e vai giù dritto. Ok. Quella RPZ Tools... Sì, se qualcuno interessa, però se lo devi venire a prendere, io non lo spedisco. Ho quella dell'americana, sai, quella nera, sempre in metallo, che non uso più. Se qualcuno ha, gliela regalo. Allora. Dove abiti? Cosa? Dove abiti, Fabio? A Vigevano. Qua dietro a Padova, in fianco a Padova. A Padova venivo sempre venivo sempre a Padova, dai. Vedi. Dal buon baracco. Adesso dovresti venire da Steel Models. È dal buon Ferri? Matteo. È passato il Ferri o è ancora bene in linea? Stefano. Io, l'ultima volta che l'ho visto in gran forma. Beato lui. Allora. Oh cazzo. Aspetta che sto guardando. Allora, adesso invece andiamo a vedere a fare la cosa dentro lì. Io dicevo, ma come cazzo fare una roba del genere? Ci ho pensato su un po' anch'io. Alla fine, ecco qua.
Minchia. Allora, tu lo vedi così, dici minchia, questa qua sto diventando... Madò, che lavoro! No, allora, se tu hai la taglierina, è una cazzata. Perché? Innanzitutto, questo pezzo, questi sono tutti pezzi da 0,25. Quindi questo è un mini strip da 0,25, sola dimensione, la metto in taglierina e ne tagli 15 tutti uguali. Poi, qui sono tutti i pezzi da 0,25 che vanno incollati così, stesso lavoro, metti la dimensione in taglierina e ne cominci a tagliare giù, vai che è una meraviglia. Quando hai tutti i tuoi pezzi separati, come dicevo prima, prendi il pezzo complesso, lo scomponi nella parte più semplice e poi lo ricostruisci. Questo è l'esempio lampante. Questo, scusate, è il pezzo finito. Complesso. Io l'ho scomposto nella base, vale a dire in mini strip tutti dritti, e questo qua è un pezzo di plastica con dentro tanti buchi, che tra l'altro non si vede. Quindi non è che ci sia una complessità di lavoro. E poi voi dovete procurare, se volete fare lavori di genere, ma va bene anche non per fare solo questo, ma va bene per incollare la plastica in generale, questo è un foglio in polipropilene. Il polipropilene ha il vantaggio che non si attacca col polistirolo e soprattutto non viene intaccato dalla colla questa. Cosa succede? Potresti mettere anche sul vetro, volendo, un pezzo di vetro? Pezzo di vetro, esatto. Stessa cosa, io ho questo polipropilene in casa, ho usato questo. Cosa succede? Se io faccio la mia bella base qua così e gli metto tutti i pezzi e li incollo uno a uno con la plastica, questo naturalmente la plastica qua tenderà a incollarsi anche lei al polipropilene o al vetro, ma non in maniera permanente. Quindi io faccio il mio bel pezzo incollato, lo incollo tutto bene e ho la mia posizione perché lo appoggio su un piano, quindi non ho problemi di questo me ne va dove cazzo vuole lui. Sono tutti tagliati uguali perché li ho tagliati con la taglierina. Quando sono asciutti, prendo una lamettina, la metto sotto qua e questo mi si sfoglia via. E ho il pezzo fatto. Anche che ecco. Ti ha aiutato per incollare quella che incolla velocemente? No. La tappo verdina o la tappo verde? Tappo verde. La verdina mi serve solo per fare quando ho degli incollaggi che devo essere immediato e posso tenere con la mano. La tappo verde in questo caso è meglio farla asciugare più lentamente. Ok. Poi è un mio. Poi sono io, no? Quindi. Cosa è successo? Non ho fatto altro che fare incollare. Poi, anche se non sei praticamente preciso, questo poi viene nascosto tutto dentro, si vede un cazzo, fondamentalmente. Però, fatto così, cosa ho ottenuto? Ho ottenuto già delle sub-costruzioni che non devono fare altro che mettere in mezzo a queste griglie che sono, come vedete, quella di destra e quella di sinistra, sopra e sotto. Quando poi ho montato questo, non ho fatto altro che metterlo assieme. Voilà! E ho ottenuto il primo parte del pezzo. Quindi, la complessità del pezzo iniziale, scomposto nei suoi pezzi più semplici, incollati su una base che alla fine me lo tiene lì, perché oltretutto aiuta, perché se io metto un po' di colla qui, la plastica mi si attacca leggermente. Quindi sono sicuro che non mi scappa via per tutto il resto, lo attacco tutto, lo lascio asciugare e poi con la lamettina lo sfoglio via, ho tutti i miei pezzi. Questo ti serve? Io ho provato anche sulla carta millimetrata e in effetti si attacca poco, cioè basta che tu lo sposti, ti aiuta la carta millimetrata. E quindi ottieni... Cioè, qui io me li lavoravo un po' a sera, non è che devi farne. Questo non è un lavoro, ricordatevi, molta dell'autocostruzione non è difficile. Una volta che hai in testa come scomporre i pezzi, in alcuni momenti è noioso. Questo è un momento altamente noioso, perché devi fare tanti pezzi uguali, incollare tanti pezzi uguali. Ma detto quello, la tecnica è quella, non è che ci sia tanto poi di miracoloso. Una volta fatto quello, non ho fatto altro che prendere il tutto,
e incollarlo nel cassone che avevo precedentemente tagliato. Il cassone sono un foglio, due fogli, tre fogli, quattro fogli sotto, chiusi a sandwich. Questo che vedete, quello che avete visto prima incollato, a cui poi ho aggiunto questi pezzi che simulano i vari contatti elettrici per l'accensione dei razzi. Non sono proprio fatti così, però va bene. Dettagli minuti sono un po' di mini strip qua per fare le strisce di rinforzo del cassone sopra. Simulare, questa parte qua veniva alzata perché serviva, qui c'erano dietro tutti i contatti elettrici, quindi non è fatto altro che aggiungere un mini strip da 5,6, 0,25, quindi ha rinforzato ulteriormente la base, simulando 1, 2, 3, 4 cerniere, e oltretutto ti dà l'idea di avere il pezzo che si ribalta. Questi sono dei pezzi di ferro che avevano aggiunto a livello di officina per bilanciare meglio, perché questo aveva tendenza, quando i razzi partivano, che si muoveva in questo modo. Già non era preciso, cioè era una ciofeca quel sistema lanciarazzi qua. E quindi l'avevano aggiunto questi pezzi di ferro posteriori per bilanciare il fatto che il razzo quando partiva faceva vibrare tutta la struttura. Detto quello, poi è proprio aggiungere i dettagli. Qui, per esempio, questo qua ho dovuto farmelo io con il trapanino a colonna. Farmi i denti in questo modo è un pochino più, sì, quindi andiamo un pochino a lavorare sul dettaglio, ma tanto per dirvi cosa è successo. Dovendo fare quattro pezzi, che sono un quarto di giro di un rotondo, ho fatto semplicemente questo. Ho preso un disco di plastica, questo è un disco di plastica tagliato con un punzone, è un disco da 20 millimetri, l'ho messo sulla fresa, questo è un partitore a gradi, una fresa triangolare, e non ho fatto altro che ogni due gradi passare la fresettina che facesse il dentino. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, fino ad arrivare a 360. A quel punto, per fare il pezzo, non ho dovuto fare altro che tagliarlo in quattro. Tagliarlo praticamente in quattro. Tagliato in quattro, ho ottenuto la parte che mi serviva, cioè vale a dire questa costruzione, che è questa roba qua. Si vede bene qua, eccola qua. No, l'ho sfocata. Eccola qua. Eccola qua, vedete. Ora, è un ingranaggio che funziona davvero? No. Fa l'effetto a livello di colpo d'occhio del sistema ingranaggio che chiudeva l'anteriore? Sì, basta, funziona. È bello, bellissimo. Anche qua, sì, ma è appunto un tondino, un cerchietto di mini strip. Sì, qui ci vuole l'attrezzatura, deve avere il partitore a gradi che ti porti a essere tutti i gradi giusti, però... si poteva trovare un ingranaggetto di Teflon. È proprio quello, quando l'attacchi, come cazzo l'attacchi il Teflon sulla plastica? Lo so. Invece così io ho plastica. Devi per forza usare quello stucco e fai con la lima pian pianino, se proprio uno deve. Questo invece è anche sì. Il dottore, semplicemente è un filo di rame, come vedete, avvolto su un mini strip del diametro giusto. E tra l'altro non è neanche incollato, qui non ha neanche dentro dell'acciano, è proprio così com'è. Gli ho solamente messo dentro un goccino di colore trasparente, lucido. In caso il trasparente lucido è un'ottima colla per queste cose. Quindi ha solo il trasparente. Di che marca? Posizione. Com'è? Di che marca il trasparente lucido? Life Color. È la prima boccetta che ho trovato. Non è. Deve solo fare un lavoro, tenere il pezzo lì fermo, basta.
e siccome non ha un'attività meccanica, è andata bene così. Anche in questo caso, questi attacchi... Perché comunque il rame tende a rimanere in posizione di per sé, cioè quando tu gli fai le spire così, il rame, non è che poi una volta è come se fosse un altro magari... E torna indietro e si allarga. Cioè, comunque il rame è molto morbido, malleabile, per cui quando fai tutte queste spire rimane poi già lì tirato così, come lo vediamo. Di quel bacino di lucido mi serve solo a tenerlo lì fermo in modo tale che non ruoti. Perché sì, proprio poi... per rendere un po' appiccicaticcio appunto il lucido quando si asciuga. Anche questo pezzo qua, vedete, il discorso diceva prima, rendere semplice il disegno complesso. Come è fatto? Come lo riesco a esplodere? Molto semplice, hai 1, 2, 3 alette, un pezzo centrale e un pezzo verticale. Un pezzo di mistrip tondo, fissato, a quel punto non faccio altro che prendere 3 pezzi di mini-strip che vadano in posizione. Qui oltretutto, siccome devo riprodurgli le saldature, allora, le saldature hanno anche un altro vantaggio, nascondono le beghe di taglio, cioè qui non ho avuto bisogno di essere preciso al 2000 per 1000 come posizionamento, perché se mi si crea un minimo di aria, io qua mettendogli sopra la saldatura, quella non si vede più. Già. Quindi la saldatura serve anche a coprire le magagne. Scusa Fabio, i bulloni esagonali li compri che sono già fatti? Sì, questi qua sì. Allora, io ne ho fondamentalmente quelli che uso più di tutti sono quelli della Meng. Plastica? Sì. Massimo mi odierà per quello che dico perché lui dice che non si riescono a tagliare dritti. In effetti io li taglio con la lama, quella piatta, dritta. Però il trucco è, invece di tagliarlo solo in un senso, che se io i bulloni della Meng sono tutti stampati su un unico foglio, no? Se io lo taglio, io metto solo che mortacci loro. Bravo. Solo che mortacci loro, non è che quelli piccoli li tagli così. Io non c'ho un microtomo laser. No, io uso una punta a scalpello. No, io parlo di quelli da 0,8. Sì, punta scalpello. Non vai dritto. Lo scalpello non è dritto. Uno. Stiamo parlando a seghe elevate al cubo, E io li provo 1, 2, 3. Cioè non lo tagli al primo colpo. Lo incidi e tagli. Incidi e tagli. Su 3 lati differenti. Comunque sono belli per conoscenza degli altri. Sì, ce ne sono un botto tra le altre cose. Ci sono... Sì, prendi un fogliettino del cazzo, ti dura la vita. Teste di... Cioè, è un blister della Meng? Sì. È un blister apposta? Ce ne sono due tiro. Allora, ci sono questi qua che non hanno la testa e questi qua dall'altra parte che hanno la testa. Hai la scatolina sotto mano? Hai la scatolina? Ti do il codice se vuoi. La confezione? Sì. La confezione no... Sono 3 o 4 tipi diversi. Aspettate che ve li trovo al volo e vi do. Sono 8. Sono 8 set diversi. Esatto, li metto nella pagina. Guardate me, se lo vedete. Bravo. Proprio loro. Ah, quelli lì. Ah. Aspetta. Invece ci sono anche, però quelli io me li compro da Opti. Ecco, bravo, sono qui là. Japan. Della WAVE, scritto WAVE, che me li compro da Obilink, che sono quelli che usano, quelli che fanno i Gundam. Sono sempre si vede qualcosa così. Com'è? Sì, nuts and bolts. Sono diverse misure. Di tanti tipi, allora. Se li trovate, sono scontati in questo momento. Chi è che conosce la MR Model tedesca? MR Model. Ma... Sì, lo sento ancora parlare, sì. Cosa fanno? MR Model, tra le è un negozio, no? Nella sua vita, ha fatto anche dei set in plastica di bulloni molto belli, che tra l'altro sono fatti con, questo piacerà a te Massimo, l'alberino e sono tutti attaccati di fianco.
Quindi tu tagli e hai l'esagono perfetto e sotto sono belli piatti. E dovete andare a vedere... Dove sei? Non ti vedo. MR Model, eh? Ah, li cerco io, MR Model. Sì. Aspetta. Io li uso... Io ho un altro occhio, faccio le moto in uno. Non ho capito, fai le moto 1-1? Sì, vere. Moto da cross a due tempi. Ah, no, io faccio gli incidenti 1-1 con le moto, proprio. Ah, ottimo. Ecco, vedete il mio... Vedete il mio... Ecco qua. Questi sono una cosa da cinema, però non te li lascio allargare, dice zoom e non fa un cazzo. Questi sono da 0,9, fanno 0,9 mm, fanno l'1,5, però non so se li hanno ancora. Ah, eccoli qua, 1,2, 0,9, 1,2. Vedete? Che sono attaccati come alberino e sono attaccati su un lato dell'esagono. Ah, ok. Per cui basta solo poi tagliare, tac, tac, e ti rimangono... Esatto. E questi io però tata, 13 euro mortacci loro. Questi invece sono della Plus Model, questi qua. Sì, allora vi devo dire una cosa. Io purtroppo, voi direte, ma perché voi, tu Fabio, non usi tanto la resina, non usi tanto? Allora, io purtroppo ho una forte allergia ai fumi del cianoacrilato. Se io uso la ciano per più di 5 minuti, passo la notte con crisi di asma. Quindi meno uso resina e ciano, meglio è. Quindi mi sono dovuto inventare tutti i modi possibili per evitare di usare questo tipo di materiale. Però, detto quello, che comunque anche questi non sono male. Questi sono belli proprio. E quelli della Wave giapponese sono anche loro fatti così. Cioè hanno l'alberello con attaccati e hanno misura, hanno 0,5 0,7, 1 e 1,2. Quindi hai quattro diverse dimensioni. Che poi alla fine quelli belli sono quelli con la vite dentro, perché i dadi normali te li fai con la punzatrice. No, quelli hanno tutti la vite dentro. Sto parlando di quelli con vite dentro. Sì, no, io provo quelli della Meng, perché su un foglio ci sono quelli con la vite e sul dietro ci sono quelli senza. Sei presente. Se riesci a tagliarli, appunto, come dicevi, però io poi dipende, in funzione della dimensione. Poi, sai, per esempio, il Manga ti dà 0,8. Se tu prendi lo 0,5 della Vave, li metti vicino, sono quasi identici. Cioè, alla fine, se ci devo mettere qualcosa, li metto nella posizione più giusta, cioè quella che ci sta a livello di grandezza. Non so. Vogliamo andare a farci del male soltanto per dare un'idea cosa significa. Allora, vedete qua, me li sono fatti io col pancendai, per esempio. Di due misure? Com'è? Di due misure? Sì. No. Io ho fatto il tondo e poi sopra l'esagono, ma no. Ah sì, ok. Non si vedono poi più di tanto. Invece se prendo il telaio vero e proprio... Ah. Questi sono tutti Meng. Questi sono Meng. Sì. Questo invece sì, cioè li uso un po', scusate il termine, a cazzo, cioè nel senso quello che mi gira meglio, che mi sembra che vada meglio in quella posizione li uso, non è che ci sia una premeditazione così accelerata di tutto l'oggetto. Come li hai fatti quei soffietti? Quali? Quelli
quelli dove ci sono gli alberi motore, gli alberi di trasmissione. Questi? Ci sono quei soffitti che sembrano... No, qui, ecco, bravo, esattamente. Quello dove si innesta l'albero. Questi? Parla di quelli gialli. Quello di gialli. Il mollone. Quello che sembra una molla. Il soffietto, quello là. Sì. Questo? No. Dove ci sono gli alberi di trasmissione, che convergono verso il centro, ci sono quei pezzi più grossi, bravissimo, poi ci sono quei soffitti, un pochettino, bravo. Sì. Questo qua è un filo di rame avvolto attorno a un mini strip. Ah, sembrava plastica. Sembrava un pezzo... Questo è un pezzo in autocorso, questo è un pezzo. Sono un pezzo così, allora, solito discorso, scomponi nella semplicità. Per fare quel pezzo qua, hai preso un pezzo di mini strip quadrato lungo come tutto, gli hai incollato due pezzi di mini strip ai lati per fare la croce, gli hai messo un pezzo tondo davanti e l'hai scartavetrato per renderlo più tondo, quattro bulloncini del cazzo qua, un pezzo di mini strip su cui hai avvolto un po' di rame. Quando l'hai stampato in resina, hai ottenuto quel risultato qua. Ah, perché resina quella stampata, è... ok. No, perché questo no, è il filo di discorso. Farne due giallino resina per farti più. Come? No, dimmi, Massimo. È ancora rame, ma l'ha dipinto di giallo resina per farci impazzire. No, cioè, di queste ne abbiamo fatti uno. E uno è rimasto. Tra... E poi hai fatto lo stampo. Com'è? Sì. Cioè, dico, cioè, hai fatto uno e poi con lo stampo ti sei fatto gli altri uguali. 14 volte ne fa una sola. Esatto. Queste qua sono le ruote che mi ha stampato Fabio Mosca, stampate in 3D. Me ne ha fatte due, io ho fatto gli stampi e ne ho ricavato le ruote mie. Io gli ho fatto poi il cerchione. Dov'è il cerchion? Eccolo qua, forse l'avete già visto. Cioè, questa è la ruota stampata in 3D. E questo sono il cerchione posteriore e anteriore del pezzo. Anche qua. Però facciamo la pubblicità, Fabio. Tra un po' dovrebbero uscire quelle del Lancia 3 Ro, però, eh. No, queste sono quelle grosse che mi hai fatto. Sì, lo so. Una figata. Occhio che c'è scritto Pirelli. Pirelli, con tre L. E poi tagliate il zeppetto, tagliate. No, questo sono per uso privato. Sono uso privato. Ecco, per esempio, questo qua. Che palle, cazzato, cacciatelo via. Oh, che palle, allora, che è, mamma mia. Tanto per dire, ne ho fatto uno. Un cerchione posteriore, un cerchione anteriore. E poi me lo sono stampato in resina. Ok. Cioè, e le gomme e i pneumatici come li hai fatti? Vulcanizzate. No, i pneumatici sono stati stampati da Fabio Mosca, in 3D. Dov'è che sono quelli originali? Dov'è che sono? Ma parliamo di resina, 3D resina, giusto? Sì. O PLA a filamento, no? 3D resina. No, resina, devo chiedere resina. A lui, devi chiedere a lui. Io sì, no, ma si vede, sono fatti bene, sono in resina. No, sono sono una figata pazzesca. Cioè, li ha anche disegnati lui, se li ha disegnati e poi li ha stampati. Eccoli qua, questi sono come... li ho ricevuti. Mazza, oh, che belli. Belli. Bravo, Fabio. Belli, cavolo. E da questo qua ne abbiamo, io mi sono ricavato tutte le mie che ne avevo bisogno. Questo praticamente adesso la bestia sta su da sola, però questa ruota in 3D, cerchione autocostruito, stampato tutto in resina, anche perché sono 2, 4, 6 ruote più una di scorta più 4 cerchioni, cioè che sia masochista, sì. No, ma... certo. A pirla, no.
Bravo. Cioè, scusa se insisto, una domanda, ma stampato, cioè, praticamente ti sei fatto lo stampo in gel, ti sei creato tu lo stampo con i prodotti, con le resine, sì. E poi hai colato dentro la resina, giusto? Guarda, allora, io ho usato come base, mi sono preso un vecchio kit della Historica che faceva la Breda 32 trattrice. Secondo me è uno dei più bei modelli che siano mai stati fatti in resina. E purtroppo non c'è più. Cosa succede? Guarda, questo è il pezzo in resina del kit, che tra l'altro non ce ne sono in giro. Questi sono i pezzi che mi sono stampato io. Perfetto, ti sei creato lo stampo e poi hai colato, giusto? La resina. E poi ci hai colato la resina dentro. Sì. E questo è... Mazza, oh, è venuto benissimo, uguali sono. Allora, ma da lontano sono belli tutti. Com'è? No. Da lontano sono belli tutti. No, dai, abbastanza zoomato, dai, si vede. Che... Dai, è carino, è bello, magari. No. Bello, bello. Allora, c'è da dire che a livello... Allora, non so se qualcuno di voi si ricorda la Historica Production di Padova. Certo, certamente. Io allora, sono troppo giovane. Il 70% dei pezzi della Historica sono master miei e i primi 7 anni di produzione lo stampaggio lo facevo a mio suocero. Quindi... Come si stampa, lo so, come si fa, per cui non lo faccio di lavoro, ma se ho bisogno, non mi spavento e lo faccio. Più che altro per tirar fuori, quando, ripeto, hai 2000 pezzi da copiare uno uguale all'altro. Certo, fare... certo, ottimo, ottimo. Quindi... Alla fine, arrivando poi a noi, torniamo a noi, così almeno il modello, una volta fatto, anche qua per esempio, parlavamo prima delle saldature fatte con la plastica. Qui per esempio questi ganci di sostegno sono fatti con l'ottone, ma se io ci sotto la plastica, io me lo posso incollare col ciano, però posso fargli lo stesso la saldatura con la plastica e la colla a tappo verde. Non dovendo fare uno sforzo meccanico, mi posso permettere di fargli lo stesso la saldatura con questo sistema. Ecco, mo lì però mi spieghi perché non hai usato il green staff? Scusa? Perché non hai usato lo green staff per fare tutte e due insieme allo stesso momento? Non capisco, perdono, mi stavo... Perché non hai usato il green staff per incollarlo e fare la saldatura insieme? Non ho una ragione vera e propria. Ah, ok. Andava bene qui, perché alla fine, tanto per farti vedere, visto che stiamo... Basta, era per sapere. Se avevi... Non ho una ragione propria. Avevi una logica o ci avevi così? No. Guarda, il bello di ste cose è che alla fine ci puoi fare tutto quello che vuoi, il contrario di tutto. Per quello dico... Io basta che vengono bene. Io. Poi non è il Vangelo, anzi, esattamente il contrario. Più che altro è... avere la possibilità di pensare come eventualmente far risolvere una cosa. Per esempio, giusto per farvi vedere dove, eccolo qua, Preset Steel. Lo so, è un altro Sherman, non rompetemi le balle, ma giusto per far vedere, altro tipo di saldature. Adesso bravo, scemo. Sì, va bene. Facciamo, ecco qua. Questo per esempio sono degli altri tipi di saldature. Qui addirittura, allora, queste sono fatte con il Tamiya, questo qua. Ok? Stesso sistema. Fai la base, la appiattisci, in questo caso il bello di questo è che lo puoi inumidire, umettare con la saliva, quindi non hai bisogno di roba strana, quindi lo lisci un pochino e poi con il coltello... la punta del cutter comincia a fargli tutta una serie di righette, piano piano, piano piano, piano piano, fino a quando il risultato ti appaga l'occhio per fare la famosa saldatura a cordone. Stessa cosa in questo caso. Queste invece, siccome non ne avevo mezza di fare lo stesso lavoro, sono le saldature, le decal in 3D delle saldature della Archer. Mm-hmm.
qui, siccome doveva andare a prendere 90 gradi, una saldatura fatta in resina qua non ci va, perché comunque un conto se la devo mettere su un piano, la metti sopra, certo, certo. Lì a 90 non ci stai, allora per forza in questo caso ho preferito usare la plastica. Potevo usare benissimo ancora lo stucco. Io se posso utilizzo la plastica, però per fare questi lavori in effetti le saldature a cordone non ce n'è come il bicomponente, ottieni le saldature fatte da Dio. Ditemi, era così? Sì, aveva una saldatura, e questa l'ho misurata sui preset steel, tra il pot, l'antenna pot e la sa cosa c'è, una saldatura di 18 centimetri. Io non so come hanno fatto a vincere la guerra, ragazzi. Una saldatura di 18 centimetri, quindi era una roba, lo sanno solo loro come facevano. Però, giusto per dare un'idea, questi qua sono tutti quei numerini famosi, tenuti fermi con la tappo verde. Questo, per esempio, questi qua sono fatti con il mini strip piegato. Piegato, scaldato, sta in posizione e lo usi per fare anche i ganci. Quindi l'idea di piegare con l'acqua calda il mini strip ti può servire per 2000 cose. Dov'è? Ma non si spezza il mini strip quando lo curvi così stretto? Allora, lo devi scaldare leggermente. No. Scusami? Lo devi snervare leggermente. Cioè, se tu lo prendi e lo snervi, a quel punto poi con delicatezza riesci a piegarlo. Perché quando tu metti sul quadrello da 0,75 e cominci a girare, a fare la spira, quello non si crepa? No, quello della Plastract non si crepa. O meglio, mi succede una volta ogni tanto, non è che posso dire assolutamente no, però mi è successo un paio di volte in un paio d'anni. Cioè, non è una scienza esatta, però non è neanche una cosa così. Dov'è che è il Ratch? Eccolo qua, questo qua. Stasera non si parla di colorazione, eh? Questo. Ecco, guarda. Questo qui, giusto per darvi un'idea, avete presente quanto è grande in 1,35 un M3A1? Sì. Questo carro qui sono 7 centimetri e mezzo di carro. Questi, vedete quella, guarda quella forma qua. Questo è fatto, questo è mini strip 0,25 per 0,75 di larghezza. Ho fatto la cassaforma fatta in questo modo, glielo ho messi dentro, li ho scaldati nell'acqua e ho ottenuto la forma fatta pronta. Sì, voglio... mettiti... Riesco a capire come hai fatto quella curva, quella doppia curva sulla sirena e sul... Qua? Sì. Tu devi prendere... No, non là, sopra. Qui? Sì. Tu ti fai la forma, la cassaforma in plastica di questa forma qua dentro. Okay? Ah, ok. Poi gli incolli, la fai più lunga, in modo tale che tu questo pezzo qui glielo incolli in fondo. Poi glielo fai girare attorno e lo rincolli anche di qua. Poi qui basta che prendi un elasticino e lo tieni in tensione. Quando tu lo metti nell'acqua, 5 secondi, lo tiri fuori, la forma te la tiene così. Okay. Sì, io me lo sono fatto in rame, saldando con lo stagno, però è venuta fuori una porcheria, è più bello questo. Ma perché non sai saldare? No, non è... Devi far saldare da Massimo. No, non è perché è una saldatura, è che non è bello come quello. No, ascolta, Fabio, dimmi. Mettimi in faccia, togli la condivisione dello schermo, mettiti a faccia, che devo far vedere una cosa. Ecco, questi qua, stesso lavoro. Belli. Anche questi qua, stesso lavoro. Qui è ancora più facile, li prendi un mini strip da, questi qua erano 1,5 mm. Gli attacchi sopra un mezzo tondo da 1,5 mm che ti fa proprio il pezzo così, poi gli metti il pezzettino di mini strip attorno,
lo metti nell'acqua, lo tagli a misura e poi prendi, siccome una volta che è stato messo nell'acqua calda la plastica è snervata, tu basta che prendi le pinzette piatte e gli dai la piega qui e hai ottenuto il pezzo. Questo è un pezzo, questo è un RAM, puoi immaginarti cosa sia come gestione. E queste sono esattamente la stessa cosa, fatte queste e poi utilizzato il mini strip. Io lo trovo molto più facile da utilizzare, non so se mi sono spiegato, no? Poi è mio, la mia impressione, è più facile perché usando la colla normale non devo diventare matto con la Ciano. Io e la Ciano non abbiamo un gran bel rapporto. No, quello che volevo farti vedere, Fabio. Aspetta, eh. Se metti le facce, ecco, questa è una punta di saldatore grossa rispetto alle solite che si usano, per capirci, questa che è a punta, vedete? Mm-hmm. Questa è a scalpello grossa. Questa qui, scaldata a 145 gradi, lo stirene te lo ammorbidisce ma non te lo scioglie e mi serve per fare i ribattini, per fare i chiodi. Quando io metto dei pezzi in stirene per fare delle cose tipo delle cerniere, invece di usare il ferro, tu puoi usare anche lo stirene. E uso lo stirene quando devo chiudere destra e sinistra. Con questo qui a 145 gradi lo avvicini lentamente, ti fa proprio, ti scioglie leggermente lo stirene, poi gli dai il colpettino e lui ti fa la testa. Ti fa le teste e così non scappa più niente. Se allora, per farvi vedere che non faccio solo roba americana, cosa c'è? Ho visto solo roba americana per te, non l'ho mai visto altro. No. No, io ho visto Jack Panther F1 da qualche parte della cartella. No, ma ci credo. Il Plastruct, dove lo prendi? Com'è? Il Plastruct? Model. Perché Steam Model sta andando all'esaurimento col Plastruct. Eh? Allora vai su www.plastruct.com, shop, e li hai tutti. Arriva dall'America, ci mette un paio di settimane, ma ti arriva. Io l'ho sempre preso lì. Perché mi dice Mirko che sta andando esaurimento perché non glielo forniscono più. Ma perché no. Sta sul cazzo Ferri? Aspetta, sto cercando dove cazzo è andato. No, io non lo so. Eccolo qua. Allora, questo qua ve lo ricordate? Qualcuno l'ha visto? Ricondividi la faccia. Cioè, scusa il computer. Allora, ci siamo? Forse, ok, ci siamo. Sì. Questo qua lo ricordate? È vecchio, questo facciamo 15 anni come modello. Questo è stato praticamente prima che uscisse il Bronco, non colorato, era così. Ok. Che vomitino. Cosa? Che vomitino di lavoro che hai fatto. Allora, questo sotto è Alan. Le ruote che lavoro della Madonna, volevo dire. Sono i CM. Le ruote principali, i cingoli sono Model Custom. Questo è derivato dal pack 76 della Tamiya. E questo è tutto autocostruito. Ora. Che voglia. Vedete i bulloni incassati? Carini. Allora. È una cazzata. L'hai fatto con un punzone fatto da te? No. Sì. Cioè, l'ho fatto io il punzone. Non mi ricordo più se l'avevo... fatto, ce l'ho da qualche parte, lasciatemi vedere se ce l'ho qui. Ecco, quello lì, per esempio, se te lo vendessi, probabilmente lo comprerebbero molte persone. Guarda,
Allora, andate in farmacia e vi comprate le punte delle siringhe, ci sono di 4-5 diametri differenti, ok? Non fate altro che tagliare via la punta, che a noi non serve, e fare la punta, affilare il bordo che si ottiene. Hai dei puntoni per fare, fantastici per fare i bulloni annegati. Costa pochissimo, perché vai in farmacia, quelle, sì, magari ti danno del drogato, però a te non te ne frega niente. Vedi? Non fai altro che... Vabbè, con quella misura lì, più che drogato... Com'è? Ti stai facendo una biopsia, cazzo. No, fai. Con quella grandezza lì ti fai una biopsia più che drogato. Ma sono le siringhe quelle per trasfusione. Non so se avete mai donato sangue, quelle sono le siringhe per donare sangue. Sì, sono quelle grosse. Sì. Vedi? Alla fine tu hai tutti i tondi uguali e poi non fai altro che andare dentro con la punta del cutter e gli fai il taglio di testa. Ma la devi scaldare la punta o ce la fai a incidere anche a freddo così? A freddo? Così, e comunque... No, affili la... tagli la punta. È bella tagliente, ok. Sì, sì. Cioè devi affilare la punta del giocattolino qua, no? Cioè... tagliata e affilata a quel punto diventa, però non tanto affilata, perché se è troppo affilata ti buca, deve essere quel giusto che oltretutto va dentro e allarga la plastica per farti la sagoma, però funziona. Io con quelle punte là sagomate, tagliate diciamo a metà in punta e arrotondate, e ci ho visto fare le saldature in tondo. Sì. Quello che tu fai col cutter, che ti fa il taglio dritto, però con la punta della siringa ti fa la saldatura rotonda. Ecco, guarda, qui si vedono molto bene in controluce. Hai usato roba della Edward, che coraggio, cazzo. Qualcosa ho dovuto usarlo, c'era solo quello per quel modello qua, perché i tempi. Però in realtà è quasi in costruzione, cioè questi sono gli interni. E giusto per dire una cosa, se voi guardate le costruzioni di questo modello, di questo kit, di questo mezzo qua, non esiste una foto degli interni, non esiste. Io le riservette di munizioni le ho prese come spunto da quelli dello Sturer Emil. Se voi andate a prendere il kit della Bronco di questo modello, è esattamente uguale a questo kit. Un bastardo di un inglese mi ha chiesto le fotografie perché voleva autocostruirsele e 2 anni dopo è uscito il kit della Bronco. Uguale, papale, papale. Quindi sono finte. Sì. Quello della Bronco non è giusto, perché non si sa com'è fatto. Sono finte in quel senso, intendevo. Sì, sì. Questo, per esempio, sapete cosa? Questa qua è una rete metallica presa dalla rete antistruzzi che metti sulle pentole, sulle padelle quando fai friggere. Mm-hmm. Ah, mm-hmm. Sì, ce l'ho un coperchio così, tutto con il retinato. Ecco, domani sparisce, cazzo. Se hai per le fritture, quello per le fritture, no? Sì, ci sono delle diverse dimensioni, più piccola è meglio è, però ti dà un risultato, secondo me, estremamente veritiero. E questo faccio anche roba tedesca, poca, ma la faccio. Toh, così è finito, pronto dalla colorazione. Ma d'altronde, dopo che ti fai un culo quadro a scoprire 70 tipi di Sherman, non puoi sapere anche 50 tipi di carri tedeschi, cazzo. A un certo punto nella vita ti devi specializzare. Ma a me piace soprattutto fare roba italiana. Cioè, vabbè, adesso poi andiamo, ma tanto per dirti. Questo lo conoscete?
questo lo conoscete, che ho pubblicato qualche foto. Sì. L'autocannone. Sì. Però è molto bello, mi sarebbe piaciuto, mi sembra bellissimo. Questa è l'età di mio figlio, 22 anni. Ho iniziato 22 anni fa. Mamma mia. L'ho finito adesso. E anche qua. Qui... Questo è passato per Padova. Com'è? Questo è passato per Padova. È passato per Padova perché in realtà l'idea, infatti guarda, giusto per confermarti che è passato per Padova, in realtà non ne stavo facendo uno, io ne stavo facendo due. Uno per me e uno come master. Questa era la prova della stampaggia del master in resina. Ma perché con tutta la fatica che fai non fai già i master anche? Perché ti posso dire che dopo un po' ti arriva schifo. Cioè... E quello è il problema. Cioè fare i master dopo un po' ti arriva schifo. Questo tipo di attività è bella, cioè, però ha soddisfazioni, non è che poi una volta che l'hai fatto, dopo la terza, la quarta, dici, oh, ma che cazzo me ne frega. Una volta che l'asticella l'hai messa talmente in alto, ci sei arrivato, vaffanculo. Basta, non c'è. Cioè, esatto. Qui adesso la prima domanda è, vorrei farò mai? Faccio un burraco, cazzo, me ne frega. Quel coso qua lo colorerò mai? Avrò mai il coraggio di colorarlo? No, te lo dico io. ma è bellissimo anche così, eh? Ma il problema è che si deteriora, perché purtroppo lo stirene che usiamo per fare i modellini, una volta che viene contaminato dalla colla, inizia un processo di ossidazione. E quando si ossida, diventa vetroso e si rompe, giusto per darvi un'idea. Allora, sai cosa potresti farti? Questo è il telaio quando lo un varnish opaco trasparente. Trasparente. Anche UV. Esatto. Vedete, questo è il telaio, una foto del penso 1999. Mi ricordo che usavi quell'affare rosso lì che sì. Ti avevo chiesto allora cos'era. Io adesso ormai l'ho superato perché vado con questo. Questo è diventata la mia. Questo qua. Certo. Una pielina in cui scioglievo i piatti rossi. Sapete i piatti? Ah, ecco. Perché rossi e non bianchi o neri? Perché probabilmente il pigmento che c'era di quel piatto rosso manteneva in sospensione la plastica nella trielina, non la faceva separare e quindi avevi sempre una roba molto pastosa da dare. Ci credo che poi hai sviluppato uno stress da fumo da ciano, cazzo. No, però alla fine è sempre stata. Questa è una foto che nessuno ha mai visto. Basta che non sei nudo. No. Questo è un Breda 52 con mimetica dell'SS. Questa casa qua e questa strada non è italiana, almeno non sembra. Quindi probabilmente questo autocannone era in dotazione alle Hitlerjugend in Normandia. Ma questa notizia... No, strano, però non hai mai letto di questa faccenda qui. La Hitlerjugend, io ho l'ordine di battaglia, in Normandia l'85% dei mezzi della Hitlerjugend erano tutti italiani. A partire dai... Qua ho letto. Sì, avevo molti camion, sì, li avevano, sì. Persino le motociclette. Quindi... Ho qui il librone, adesso vado a consultare. Ho qui la Bibbia. E ma quindi, chi è il produttore di questi mezzi? Chi è che li produceva? La Historica. È una ditta di Padova. Ma lui c'è ancora, vero? Lui c'è ancora, perché ha avuto qualche problema di salute, però... Problemi di salute, mi sa.
povero Renzo. Ma so che qualcuno la voleva rilevare, adesso così parlando. Volevano ributtare i mezzi, però probabilmente non se ne è fatto nulla. No, parliamoci chiaro. Erano, ai tempi erano dei modelli tutto sommato buoni. Oggi, buoni, sì. Allora sì, allora sì. Oggi no. È un po' come anche quel russo che adesso si è messo a ristampare la a rifare, esatto. Dai, lasciami. Ma li ha rifatti, il russo li ha fatti paro paro la Creel Model oppure gli ha allora, cambiato solo la resina. Io i pezzi che ho visto sono esattamente quelli che erano quelli della Creel Model. Ah, invece... Erano già orribili, erano orribili allora. Bravo. La griglia, invece, se vi volete... Le griglie americane non sono intrecciate. Non so se avete mai visto le griglie dei carri americani. No. Non sono intrecciate, sono dritte. Quindi, io me le sono fatte dritte. Vale a dire, pezzo sopra e pezzo sotto. No, sono elettrosaldate. Eh? Sì. Elettrosaldate, erano. Sì. E la rete, no, la rete delle... Per fare questo... Non ci sono in punto incisione. No, sono piatte. Dai, cazzo, sono piatte. È meglio fare così. Ti fai... Erano tondini, questi sono tondini. Ti fai un... Ti fai... un quadrato di mini strip, da un lato lo fai da questo lato e da questo lato lo fai 0,25 più alto e poi non fai altro che prendere quanto lo vuoi fare distanze da uno all'altro, 0,75, boh. Incolli, tiri, spaziatura da 0,75, altro tondino, spaziatura, stessa cosa da questa parte. Quando è tutto tirato giusto, un po' di colla verde scuro, la lasci asciugare e la tagli e la tua bella rete americana. Male che faccio... Per quello non faccio mezzi americani. Meno male che facciamo mezzi tedeschi. Sì, non faccio. L'uomo americano la faccio. Questo è la, come dovrebbe essere all'interno del cannone del 76 dell'Hellcat. Niente a che vedere con quello che ti dà sia la FB Club sia l'Academy. Sai, il problema è la documentazione. È la documentazione. Perché è difficile... Te, guarda, questo è quello, il pezzo che ti danno e questo come dovrebbe essere. Sai che non capisco se... Cioè, se è ruotato strano o... Cioè, è a 90... O è no, non è allora così. Dove... Allora, questo è il cannone da 76 che c'è sullo Sherman 76. Siccome per così non ci stava perché aveva i due recuperatori, esatto. Per così non ci stava perché i recuperatori erano troppo alti, l'hanno ruotato a 45 gradi. Ah, eccomi, mi sembrava di capire che fosse una cagata così, ok. Anche questo è uno dei tanti. Poi adesso mi piacciono gli americani, continuo a fare sti cazzo di americani, però avete visto faccio anche roba, ho fatto anche roba tedesca e anche russa quando è stato il momento. C'è pochissima gente che fa roba giapponese e c'è poca roba giapponese in giro, o sbaglio? No, c'è poca roba giapponese, magari ha fatto anche poco, ho fatto comunque. Questa è la cosa che c'è. Questi sono i manuali di uso manutenzione che ho di mio. Fabietto! È morto. È morto. Perché adesso mi sto... Sta digerendo. Ci sono. Hai visto Fabietto? Hai visto il cartolino qua? Ma poi c'è un'altra cosa. L'ha mandato la Lancia direttamente? Com'è? L'ha mandato la Lancia? No, li trovi. E questo invece
qui c'è su sia l'M42 che c'è anche l'M43 7534, il bassotto manuale, e in carta ho anche il P40, presente il carro pesante, il P40, quello io ho anche lui manuale di uso manutenzione. Sì. Me ne sono, se vuoi costruire, se vuoi autocostruire devi avere sta roba, altrimenti devi capire come funzionano, se vuoi. Già. Comunque, signori, io questo avevo, spero che non vi siate annoiati più di tanto. No. Complimenti. Bravo Fior. Se ci sono degli argomenti a cui siete magari interessati, vogliamo approfondire, magari farli anche dal momento, cioè vedere come si fa, vedremo di organizzarci e farlo. Sai cosa? Sarebbe stato bello avere una carrellata delle attrezzature che tu hai, oltre la lima e oltre a... A quelle poche cose che abbiamo capito che adoperi, perché sicuramente avrai una piccola officina. C'ha gli gnomi. Minion. Fabio Mosca è stato. No, quella dell'attrezzatura è carina, dobbiamo organizzarla. Faccio presto, prendo la macchina fotografica come webcam, la porto giù e faccio vedere il lavoro. Sì. Penso che rimarrai un filino deluso, perché è vero che ho il tornio che serve per fare certi lavori, ma fondamentalmente sul banco che uso spesso ho due bisturi con le lame intercambiabili della Swan Morton, ho un puntatore per fare il punto dove puoi inserire la punta del trapano, ho due righelli metallici così, una squadra a 90, basta. Quindi mi vuoi dire che praticamente l'attrezzo principale è il cervello? Bravo. È lì che devi... Quello... No, va bene, se qualcuno fa... Massimo, dai! Là entriamo in un altro tipo di montaggio, e quindi soprassediamo. No. Il discorso è questo, come dicevo prima, se tu riesci a scomporre il pezzo complesso nelle parti più semplici, poi non è neanche bisogno di attrezzatura sofisticata per comporre il pezzo, perché se tu lo scomponi nelle parti piane più semplici, alla fine ti serve un coltello che tagli bene e un qualcosa che ti aiuti a tenere ad angolo. Cioè, io mi sono... evoluto ultimamente per la taglierina e una squadretta che mi aiuta a fare limare ad angolo. Sai cosa dovrebbero inventare, Fabio? Quelle squadrette magnetiche a 90 ma piccole per noi. Belle, hai capito quali? E quelle che tu le metti su che rimangono. È bravo. Io uso un'altra cosa, io ho imparato... Se tu avessi voglia farle anche con le piccole, le cose neodimio piccoline da un millimetro e farle quelle track... Io uso il adesivo per fare quel lavoro. Eh? Devo tirare un pezzo e essere sicuro che non mi si muove dal foglio. Una striscetta di biadesivo. Ah sì, no, io dico... Lavori come quando vuoi. Tu ne hai una così e devi incollarla così, che però è spessa... Quelle cose, quelle calamite che hai così per fare i 90 gradi con i magneti sarebbero utili, piccoline. Io uso spesso invece, vabbè, poi la colla, ripeto, ed è lì che usi diversi tipi di colla. Per fare quei lavori a 90 gradi uso questa gliela fai solo vedere già in colla. Non puoi sbagliare, perché se sbagli devi spaccare tutto e rifarlo. Ma per esempio, per incollare a 90 gradi, come dici tu, io prendo quell'affare a L che aveva prima Nicola fatto vedere. Metti il pezzo sotto, sul vetro, esatto, metti il pezzo sotto, il pezzo 90 di fianco e poi colla. Finito. Sì, capito. Cioè,
non ho tanta roba, cioè poi lo facciamolo, una sera ci mettiamo lì, vi faccio vedere, ma io più che altro, ecco, il taglierine ne ho due coltelli, la suo morto no, quello piccolo e quello grande, perché se io volendo anche 4-5 per questo, c'è anche... Tra l'altro per i tondini, che io quando li taglio sono sempre svergoli, per tirarli a 90 gradi, usi la taglierina tu? No. Vuoi un attrezzino? No. Allora, il problema sta nel fatto che le lame... Esatto, la lama tende ad andare, andare giù. Sì, sì, esatto. Tu cosa fai? Se tu metti sul... segni dove devi tagliare, appoggi la lama del cutter, quello lunga, ed è per quello che è importante e con la mano fai ruotare il pezzo. Sì, questo lo faccio, però non sempre però vengono perfetti, perché se la tagli di netto purtroppo no si storta, va giù in angolo. Sì. Oppure ti posso dire, a me capita, quando voglio proprio essere sicuro, prendo il tondino, lo metto in tornio e vado di tornio. No, perché è un attrezzino che so che taglia, che proprio metti dentro la cosa e tagli perfettamente. Ah sì, il tagliatubi dei idraulici. A 90 gradi. C'è. Il tagliatubi da idraulico. No, per noi è il tagliatubi. Sì. Quegli affari. Sì, noi abbiamo il tondino da mezzo millimetro. Sì, quello lì. Sì, questo infatti lo uso per i tubetti magari in rame, di ottone, però come dice lui, per queste cose piccole in plastica... Ma piccolino, non so, plastica, con questo forse le distruggi. Però forse no, perché questo qua, tra l'altro, è quella della misura più piccola che c'è. Riesci anche a... Cos'è quella geggio lì? Fammelo vedere bene. Questa è la tagliatubi degli idraulici. Fa 2 metri. Ti fa il taglio preciso. Ma c'entra il plastica da nostro lì? Sì, arriva fino a... Questo chiude tutto. Questo arriva fino a zero, per cui in realtà sì. Però non so, con una cosa così fragile e piccola di uno 0,75 come dicevamo prima, non so quanto questo... Magari lo spacca più che magari... No, ma te lo piega prima di tagliarlo. Infatti, appena ristringi un po', lo tagli bene. Fai una prova, poi dici. Fai una prova. Io non ho niente, non ce li ho. Non hai tondini? No, io con quello ci taglio. Ecco, c'ho proprio i tubetti. C'è proprio i veri tubetti di metallo. Questo di alluminio, queste cose qui. Però è un cannone. Comunque... Se no le tronchesine e le taglierine, quelle diciamo prima, tipo quella della Meng, quella rossa, dove c'è il tac e fai il taglionetto. Anche lì va storto, dici? Va storto. Ah, ok. È il problema della lama. Comunque la lama non può essere dritta, deve essere fatta un filino... Quel svaso che fa la lama, quando arriva e si appoggia al materiale, man mano il materiale lo porta verso l'esterno. Di poco, sì, infatti ma è... taglio dritto. Esatto. Quindi, o i casi sono due, o riesci ad andare sotto, fare un'incisione, girarla, rotolare, incisione, a quel punto allora si taglia giusta. Ci sono diversi modi. Perché se lo tagli con le classiche tronchesi, si acciacca, no. Si schiaccia, no, si rimane tondo. Schiaccia. Fa la punta, sì. Capito. Vabbè. Comunque, signori. Va bene, signori. Perfetto. È stato bellissimo stasera. D'accordo? La diretta la facciamo da giù nella mia cava, vi faccio vedere com'è il mio schifo di tavolo, più o meno mi dite dove andare a pigliare. Adesso vedo Massimo. Buono, ragazzi. Notte. Buonanotte a tutti. Grazie ancora Fabio. Ciao. Grazie mille. Grazie, ciao. Grazie Fabio. Ciao Fabio, grazie, sai.
Ciao, ciao.